Ciao a tutti, Ciccio Fappi, aspiranti guerrieri, e buon culo a tutti voi. Lo so, sono praticamente sul filo del rasoio con questa battaglia infernale, però ragazzi, io volevo portarvela ugualmente, quindi è l'ultimo giorno. Ragazzi, sapete com'è, sono in convalescenza post-operazione, c'è stato lo scontro ai voti, quindi non è che di tempo ne abbiamo avuto tanto. Comunque, vi faccio vedere subito, intanto il team con cui l'ho affrontato è questo, è praticamente una variante del mio Dragon Emblem con Abel. Perché ho messo Abel? Innanzitutto perché non avevo bisogno di Fire, perché c'è solo un mago blu, quindi c'è solo una unità di tipologia blu all'interno della grande battaglia contro Clarisse. E inoltre mi serviva un buon attaccante fisico, perché la mappa è piena di almeno 4 unità su 6, se non mi sbaglio, hanno una difesa veramente bassa, i due in particolare hanno una difesa ridicola, quindi insomma mi serviva un buon attaccante bello offensivo come Abel, che alla fine ha lanciaforte, quindi già un attacco doppio a gratis, ha 45 di attacco che non è proprio malaccio. Poi ha spezza spada e abbiamo due unità armate di spada, quindi insomma mi sono detto, ma sì dai, giochiamoci Abel. Vi faccio vedere subito come ho affrontato Clarisse, cerchiamo di farcela al primo colpo così non devo neanche editare, visto che il mio computer ultimamente ha deciso di morire, quindi anche editare i video è diventato difficile. Comunque, allora, andiamo a vedere subito, al solito, le unità che ci troviamo di faccia. Abbiamo innanzitutto questo lottatore spada che ha, attenzione, a schema panico, quindi se avete eroi che ricevono dei bonus, come ad esempio le mie due draghette, che ricevono al solito, ormai lo conoscete, il più 6, sia in difesa che resistenza da fortifica draghi, non mettetelo in direzione, nelle 4 direzioni cardinali di questo tipo, perché sennò trasformerà i vantaggi in penalità. Poi vabbè, a vantaggio, vita e morte, Wodao che aumenta di 10 il danno quando si attiva un'abilità speciale, insomma niente di che. Comunque, a parte schema panico, insomma fate attenzione a questo. Come vedete, questa è una di quelle unità che ha la resistenza, una di quelle poche unità che ha una resistenza più bassa della difesa. Poi abbiamo accanto questo mago blu, come vi dicevo, guardate, 22 di difesa, sono tutte unità con una difesa molto bassa, che ha insomma attacco sprezzante, vabbè, ha spezzacqua che potrebbe anche andarci bene perché non usa attacchi doppi, chi se ne frega se non contrattacchiamo. Se ad esempio noi ci andiamo contro con una unità che non contrattacca a distanza, ci pigliamo un danno singolo, e nel caso di Abel è anche un danno neutro, che anche se non ha una resistenza alta ci possiamo stare, ci pigliamo quei 22 danni e via. Però attenzione che ha anche colpo selvatico, questa mappa è piena purtroppo di nemici con colpo selvatico. Una delle unità più brutte da fronteggiare secondo me è questo fantino verde, guardate, ha una difesa come vi dicevo veramente ridicola, solo 19, però ha un virite corvo, quindi può far danno anche alle unità neutre, cioè grigie, e ha anche reazione lesta, quindi la cosa migliore è farsi attaccare da questo mago e non attaccarlo, diciamo. E però ha una grande debolezza che è Triangle Adept, ed è proprio quella che dovremmo andare a sfruttare. Io penso che con una difesa così bassa, l'eroe migliore per fronteggiare questo fantino verde probabilmente Xander, che glielo piazzi lì, lui ti attacca, tu ok prendi danno, però hai il 40% in meno di attacco dovuto sia allo svantaggio di colore che Adept Triangle, e poi Xander gli risponde con 19 in difesa, questo mago esplode. Però non avevo Xander, quindi che ci volete fare. Clarisse è tosta pure, perché ha questo arco che fa praticamente, ti fa il debuffer di attacco e velocità come l'attacco di Corrin Femmina, in più ha anche colpo velenoso, quindi insomma quei 10 HP a turno sono rompimento di scatole. Colpo saetta gli fa arrivare la velocità a 44, quindi insomma direi che è molto temibile. E per questo ho dotato Nowy di spezzarlo, ovviamente, per romperle i maroni. Poi gli altri due eroi non sono niente di che, sinceramente. Questo è ben messo sul piano difensivo, però abbiamo sia Nowy che Abel con spezza spada, quindi c'è frega un cazzo se c'è guarigione e forte difensivo, insomma. Frangicotta non abbiamo corazzati, quindi
questa unità proprio lascia il tempo che trova. E poi c'è il ladro, che è infame, perché non solo ha colpo mortale, quindi arriva comunque un attacco di 46, una velocità di 43 che per fortuna ha avventata, quindi farà comunque un solo attacco e non attacco doppio, colpo selvatico come vi dicevo, pugnale fumo che abbassa la difesa e la resistenza, quindi praticamente vanifica il nostro bonus che riceviamo da Ninian. E meno male che abbiamo quel bonus, se non ci saremmo ritrovati a un colandrone. Comunque, detto questo, vi faccio vedere la tecnica che ho usato io. Innanzitutto piazzo le unità così, ovviamente all'inizio, per prendermi il bonus con le mie due draghette. Poi, come vi ho detto, una delle unità che è meglio levarsi subito dalle scatole è sicuramente questo mago verde. Quindi se io piazzo qua Tiki, praticamente si prenderà, ok, si prenderà anche l'attacco del ladro, ma non ce ne frega nulla perché Tiki ha una difesa allucinante. E poi risponderà a questo fantino verde che ha una resistenza bella alta, però per fortuna praticamente si attiverà Pira, quindi riusciremo tranquillamente a far fuori il fantino verde. Poi, qui ovviamente io qui sposto Abel, perché lo sposto? Perché non voglio fargli prendere il debuffer dell'attacco che arriverà a Noi. Se io metto Abel qua, non rientra nel range di due spazi da Clarisse. E sposto qua Noi in modo che si prenda l'attacco di Clarisse e basta, vedete? Nessun altro nemico è nel range. Lo sarebbe anche il ladro, ma il ladro attaccherà Tiki, quindi sposto qui Clarisse, così con il nostro spezza arco, beh, gli facciamo un po' il culetto a Clarisse. Qui come vedete Tiki casualmente, io gliel'avevo dato per Giulia, ha spezzato Mo Verde, quindi ci è utilissimo per fare fuori quel mago. E con spezza arco facciamo fuori invece Clarisse. Non la facciamo fuori a questo turno, però insomma, vedete, solo 4 danni. Lei ha pure Lucore già attivata a inizio partita, e ci farà solo il 50% in più, quindi 6 invece di 4, such danno. Però vedete, c'è quel 10 maledetto. Qui il ladro, in virtù della nostra appunto altissima difesa, ci fa solo 2 danni, però adesso ci debufferà la difesa e la resistenza. Come vedete, sia a Ninian che ad Abel. Qui il nostro fantino verde, grazie all'attacco che ci ha fatto il ladro, ci permette di attivare Pira al nostro secondo attacco e far fuori il fantino verde. Guardate che culo, che serie di eventi che ci hanno portato a questo. E il mago verde ce lo siamo levato dalle palle. Ora farò una mossa che magari a voi sembrerà strana, però siccome io non voglio andare a ricevere il debuff all'attacco e alla velocità con Abel, devo praticamente nasconderlo in maniera tale di allontanarlo da Clarisse. Qui l'unica unità che ci può attaccare spostandosi qua è Clarisse, perché come vedete c'è un solo spazio qua, insomma. Quindi se io piazzo Novi qua, si prenderà un attacco di Clarisse e la manderemo praticamente a conoscere i suoi antenati, perché con spezzato, come vedete, Clarisse ovviamente diventa assolutamente innocua. E direi che ci siamo levati fuori alcuni degli eroi più temibili. Qui come vedete il fantino ci fa addirittura la cortesia di attaccarci, quindi l'idea di utilizzare Noi con spezzato, ragazzi, in questa precisa mappa dove ci sono anche due eroi dotati di spada, secondo me è perfetta. Allora qui ragazzi bisogna allora qui intanto ovviamente eliminiamo questo fantino spada che ci è di mezzo, e qui ragazzi, siccome gli eroi avversari erano tutti un po' ammucchiati, ho preferito giocare un po' in difensiva e praticamente ho preferito mettere tutti gli eroi in delle safe zone per raggrupparmi un po' e al turno dopo scatenare il panico con Abel, che una volta che abbiamo fatto fuori questi nemici che erano ostici, ci sono rimasti praticamente nemici, vedete, tutti con, a parte quest'ultimo, però abbiamo spezza spada su Abel, ci sono rimasti tutti nemici con una difesa molto bassa, in particolare il ladro che ha solo 15, lo possiamo uccidere come vogliamo. Quindi arrivato a questo punto sposto Noi qua, sposto anche Abel qua, che come vedete non ha ricevuto il debuffer, quindi ce l'abbiamo pulito, e poi uso tranquillamente Tiki per mettere anche Ninian fuori dal raggio dei nemici. Qui, beh ragazzi, beh, arrivati a questo punto mi pare molto semplice quello che bisogna fare. Yes.
Ma questa non l'ho capita. Sinceramente questa azione del computer non l'ho capita. Però meglio per noi. Meglio per noi perché praticamente si è condannato a morte da solo, perché noi ora appunto con Abel facciamo fuori facilmente il ladro e... Oh ragazzi, io vi posso dire, a volte giocare in difensiva evidentemente ha i suoi vantaggi. Io qua lo farei uccidere da Abel così, perché secondo me ha fatto davvero tanto in questa battaglia, quindi vorrei che il colpo di grazia lo desse lui. E niente ragazzi, come potete vedere, ci siamo portati a casa questa mappa a difficoltà infernale. Secondo me non è niente di che, era molto più terribile sicuramente quella dei rinforzi con Legion della volta scorsa. Ragazzi, io vi saluto, spero che questo tutorial caricato sul filo del rasoio possa esservi utile e ci becchiamo come sempre al prossimo video. Ciao babuzzi!